Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre assoluta. Una breve riflessione su questa intensa pagina del Vangelo che al di là del primo messaggio abbastanza chiaro che ci offre, si invita però a scavare un pochino dentro noi stessi per dirci un po' di cose e anche per renderci conto di qualcun altro. La circostanza esterna è abbastanza evidente, c'era un uomo che stava litigando con moltissimi uomini. Sapete che in passato ha lavorato nei tribunali, quindi per questioni di eredità si lasciano le famiglie, quando muore qualcuno cominciano i fratelli a scannarsi, questo c'è uno in più, questo c'è uno in meno, a destra e a sinistra, e chiaramente guardando le cose dal punto di vista della giustizia umana può darsi che ci sia il prepotente di turno e quindi che quelli hanno magari gli altri c'è maggiore, quindi che qualcuno che debba mettere un pochino di giustizia, quindi va causa su causa a destra e a destra. Anche qui chiamano in causa Gesù, dato che c'era Gesù, un grande autorevole maestro, ma Gesù esce fuori da questa questione. Io non voglio fare il giudice di queste cose. Chi mi ha costituito è il giudice di tutti voi. E che capite che già dà un'indicazione implicita, quindi senza l'opportunità o meno di fare queste questioni. Però poi va oltre. Guardate che lei è un tanto di grigia. Che anche se uno è in abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni, e fa questa paraboletta del ricco stolto. Mette da parte un sacco di cose perché pensa al futuro, pensa di stare, non dico tanto, qualche altro anno sulla terra a godersela un po', dice. E chi te l'ha detto che tu ci arrivi domani mattina? Guardate che io nella mia esistenza mi è successo due volte. Persone molto a me vicine, una volta con mio zio nel 1978, marito della sorella di mio padre che abitava a 100 metri da casa mia, esce un pomeriggio di casa e non è tornato più, infatti, era giovane, c'era una cinquantina d'anni, morto. Vicende recenti, penso che voi conosciate, se una cosa simile, con il marito di mia sorella, certo non stava in condizioni di salute ottimali, arrivarsi alle 4 della mattina a dire che era morto, non mi ha detto nessuno, insomma, non me lo potevo immaginare. Allora, queste circostanze, è chiaro che noi, queste riguardano sempre gli altri, noi pensiamo sempre che tanto non ci toccherà mai, però queste circostanze, queste parole di Gesù ci fanno necessariamente riflettere, no? Ma noi che stiamo campando a fare? Cioè, è una visione di fondo della vita, no? Cioè, noi stiamo campando per campare qui, o stiamo campando la fede di cui parlava San Paolo nella prima lettura per altro, cioè in vista dell'altra vita, perché qui non siamo eterni. Lo sapete che i soldi, non è che i soldi sono il diavolo in persona, anche se sono lo sterco, diceva San Francesco, ma perché sono così pericolosi? Perché i soldi rappresentano proprio, che cosa sono i soldi? Sono la sicurezza per la vita terrena, nel senso che tu con i soldi, più o meno, qualunque cosa dovesse succedere, stai abbastanza tranquillo. Ma noi non siamo stati fatti per la vita terrena. Così è, dice Gesù, di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. E come si arricchisce davanti a Dio? Lo insegna la Chiesa, con le opere buone, con le opere sante. Allora, capite la domanda di fondo di questo Vangelo è: tu oggi, se questa notte Dio ti chiedesse l'anima, che gli racconti? E che cosa hai vissuto fino adesso? Per chi hai vissuto? Intento a tante cose, magari anche utili, necessarie, dice certo, se loro no, stiamo sul pianeta Terra, sì, certamente stiamo sul pianeta Terra, a volte dobbiamo occuparci anche di tante cose terra-terra, perché insomma, se uno non mangia, voglio dire, a pregare, se non mangia muore, d'accordo? Quindi non è che uno non si debba occupare necessariamente delle cose della terra, ma è un problema di cuore, è un problema di priorità, è un problema di attenzione. Cioè io sto vivendo in vista del paradiso, credendo che su questa terra sono di passaggio, dovrò lasciare tutto, dovrò lasciare tutti, beni materiali, beni affettivi, dovrò lasciare i miei cari, dovrò lasciare i miei figli, dovrò lasciare i miei fratelli, i miei genitori, mi lasceranno forse loro prima di me, prima di loro, ma qui è tutto quanto un passaggio. E quindi quanto ci credo che esiste il paradiso? Capite? Il paradiso
si va tanto più in alto, quanto più bene, quanto più santi si è diventati. Non è che vanno tutti allo stesso posto, a parte che non ce l'hanno tutti in paradiso, ho scritto un articolo stamattina che è tutto da dimostrare, d'accordo? Bisogna prima arrivarci, d'accordo? E ovviamente passato un po' di purgatorio, come vedremo nel mese di novembre, ma poi il paradiso si va tanto più in alto e quanto più siamo diventati santi. E guardate che quello che facciamo nei pochi anni della vita terrena ce lo portiamo tutta l'eternità. Allora, è chiaro che uno che pensa così, supponiamo che c'è un fratello prepotente che fa ingiustizie ereditarie, che gli facciamo? Facciamo causa? Facciamo la guerra? O lasci perdere, ma è un'ingiustizia, e la sopportiamo, lasciamo perdere, chi se ne importa, capito? Se non male l'ingiustizia delle cose che fanno, è un'ingiustizia per me, d'accordo? Perdoni, tuo fratello, offri con l'ingiustizia e vai avanti lo stesso. È chiaro che per fare questo ci vuole una grande virtù cristiana. Se ti vuoi occupare di queste piccole cose della terra, fai pure, ma non avrai pene, tribolazioni, sofferenze, e tanto poi presto tardi, queste cose qua devi lasciare, non te ne porti niente. Ti affannano, ti avvelenano la vita, e poi cioè, non presto un altro, non l'altro, devi lasciare. Ma c'ha senso fare le cose del genere? Appunto, te lo vedi, capite le grandi domande che il Buongiorno ci pone dinanzi, no? Chiediamo alla Madonna di poter vivere come gli vorrei, certamente adempiendo i nostri doveri della vita terrena, ma con il cuore completamente in cielo. In altre parti del Vangelo dice: sta attento, figlio mio, dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. E il nostro cuore oggi dov'è? Sulla terra o in cielo? Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a mantenerlo sempre dove ci sono le cose che contano sul serio, le cose eterne che non finiscono mai e che sono la fonte dell'unica, autentica e vera felicità. Siamo lodati Gesù e Maria. Senza essere lodati.